Il Parco Nazionale di Chitwan, in Nepal, è una zona di foreste e praterie ai piedi delle colline sottostanti la catena himalayana. È una delle ultime regioni selvagge ancora intatte e si è mantenuta tale principalmente perché l'intera valle, un tempo, faceva parte di una riserva reale di caccia. Oggi il parco è un residuo isolato di quel territorio di caccia un tempo assai vasto, ma conserva ancora buona parte della grandiosità naturale e della notevole varietà di vita selvatica che possedeva anticamente. A differenza di molte riserve naturali del subcontinente indiano, Chitwan ha una notevole popolazione di tigri. Può ospitare infatti anche 40 di questi animali. Chuck McDougall era un cacciatore di tigri. Ora è uno dei due ricercatori che a Chitwan studiano questi animali. Chuck mette a frutto la sua vecchia esperienza per scoprire sempre più cose sui movimenti e sul comportamento delle tigri del parco. Conosce ogni individuo dell'area che studia, all'estremità occidentale del parco, e da quando ha iniziato questo lavoro ha potuto documentare la storia di molte tigri nate qui. La tigre è un animale timido e schivo e a causa della persecuzione dell'uomo ha abitudini prevalentemente notturne che rendono molto difficile seguirne i movimenti. E qui Chuck mette a frutto la sua esperienza. Le tigri lasciano orme evidenti. La forma e le dimensioni delle impronte variano a seconda dell'individuo, della sua età e del sesso. Riconoscendo le impronte, riesce a rilevare gli spostamenti delle tigri nella foresta. Ma le tigri lasciano anche altri segni. Chuck e un battitore nepalese, Shakali Gurung, hanno trovato un punto in cui la tigre ha messo a nudo una chiazza di terreno, grattandolo con le zampe posteriori, per poi depositarvi il suo odore. Tracce come questa sono frequenti ai lati delle piste usate regolarmente dalle tigri. Altri segnali sono evidenti anche a un occhio inesperto. Una tigre ha ucciso un grosso animale e l'erba appiattita testimonia la lotta. Dopo aver mangiato, la tigre ha trascinato i resti in un luogo più sicuro. La vittima è un maschio adulto di Sambar. Trascinare la carcassa per 200 o 300 metri non è impresa da poco per la tigre, considerando che questo grosso cervo può pesare circa 300 kg e che il felino potrebbe pesare la metà. Dave Smith è l'altro ricercatore incaricato di studiare le tigri di Chitwan. Sebbene le loro indagini richiedano l'uso di tecniche diverse, Dave, Chuck e i loro battitori lavorano in stretta collaborazione. La preda della tigre viene esaminata e si prende nota dei fori lasciati sulla gola del cervo dai possenti canini. Per poter attribuire le impronte ai legittimi proprietari, Chuck ha bisogno di fotografie per identificare ogni animale. A questo scopo ha sistemato un flash e una macchina fotografica su una pista che le tigri utilizzano regolarmente. Le tigri provvederanno a fotografarsi da sole, calpestando un dispositivo nascosto nel sentiero. Nella relativa sicurezza del parco, talvolta le tigri abbandonano le loro abitudini notturne e si mostrano alla luce del giorno, per lo più di primo mattino o nel tardo pomeriggio. Per osservarle, Chuck si serve di un nascondiglio costruito nel luogo in cui la tigre ha ucciso la preda. Se non viene disturbata, la tigre ritorna più volte presso la carcassa, fino a quando non l'ha completamente ripulita. Chuck ha già fotografato questo maschio, chiamato Mailabale. Ora ha l'opportunità di osservarlo da vicino e in buone condizioni di luce, mentre torna al suo bottino per un altro pasto. Un'altra visitatrice è Bangi, la madre dell'ormai adulto Mailabale. Il suo nome significa storta, per l'orma irregolare causata dalla spaziatura anomala delle dita di una zampa anteriore. Ha una nuova cucciolata e uno dei piccoli si avvicina con cautela. I cuccioli di Bangi hanno circa 6 mesi.
sono già in grado di divorare avidamente la preda, ma dipendono ancora dalla madre, che caccia per procurare loro il cibo. Non saranno pronti a badare a se stessi fino a che non avranno quasi 2 anni. Dovranno apprendere dalla madre tutte le tecniche di caccia, poi la famiglia si disperderà gradualmente e i giovani si allontaneranno per condurre altrove una vita più solitaria. Osservando la crescita di varie cucciolate, Chuck ha potuto constatare uno schema preciso. Quando i cuccioli diventano indipendenti, si allontanano dall'area in cui sono nati. A volte Chuck incontra questi giovani animali in altre zone del parco, ma molti lo lasciano del tutto, alla ricerca di un territorio personale. Quando tutti hanno mangiato a sufficienza, è tempo di allontanarsi per una buona dormita che aiuterà a digerire il pranzo. Strada facendo, 2 dei cuccioli trotterellano fino al torrente per una bevuta. Bungie è molto più cauta, forse perché ha i piccoli con sé. Comunque Chuck sa per esperienza che questa femmina è particolarmente schiva ed è raro vederla in giro di giorno. Un altro gruppo familiare si trova sul percorso normalmente seguito dalle tigri. Le lontre non sono certe che la via sia libera e i cuccioli restano vicino ai genitori. La loro prudenza è giustificata. Un cucciolo di tigre è rimasto indietro, forse per assaporare un breve attimo di precoce indipendenza dal resto della famiglia. Anche se il cucciolo probabilmente non le avrebbe degnate di una seconda occhiata, le lontre non hanno nessuna voglia di incontrare una tigre. Ma dopo un'altra ricognizione, i genitori decidono che si può continuare a viaggiare lungo il fiume, senza pericolo. Chuck non conosce tutte le tigri che si aggirano nel territorio. Questo giovane maschio, intento a rinfrescarsi nel torrente, non risiede nella parte occidentale del parco. È un estraneo, probabilmente solo di passaggio. Comunque offre a Chuck una buona occasione per osservarlo da vicino e notare che indossa un radio collare. È un altro metodo usato per definire i territori di questi animali. È l'alba nel Parco Nazionale di Chitawan. Nella foschia si profila un elefante che avanza come uno spettro fra le nebbie gelide del primo mattino. Trasporta sul dorso 3 uomini in cerca di tigri. Dave Smith, dell'Università del Minnesota, partecipa a un progetto per la salvaguardia della tigre del Nepal. La sua specialità è seguire i movimenti delle tigri di Chitawan all'interno e all'esterno del parco, grazie ai segnali radio. Quando la temperatura sale, la tigre cerca un luogo ombreggiato e nascosto in cui riposare durante le ore più calde del giorno. Ma i segnali del radiocollare ne rivelano il nascondiglio. Dave si arrampica su un albero per rilevare la sua esatta posizione. Per gli elefanti è l'occasione di masticare qualche boccone di una colazione ben meritata. Queste orme fresche indicano che la tigre è passata di qui. Evidentemente, mentre Dave e Prem, il capo dei battitori, procedevano sull'elefante ricevendo i segnali, la tigre si spostava lungo il letto di questo fiume. Benché Dave e Prem facciano soprattutto affidamento sui segnali radio, le tracce sono comunque importanti per avere ulteriori informazioni. Per seguire i movimenti delle tigri, Dave le munisce di radiocollare.
A questo scopo usa una freccia narcotica sparata da distanza ravvicinata. La batteria del radiocollare ha un'autonomia prefissata. Quella dell'animale che sta seguendo va sostituita. Ora lo scienziato deve ridiventare cacciatore. Sceglie un albero adatto dal quale spera di poter narcotizzare la tigre non appena Prem e la sua squadra di battitori la spingeranno a tiro. L'elefante se ne va, lasciando Dave a cercare una posizione comoda per l'attesa e che gli permetta di tenere sotto osservazione il punto da cui probabilmente la tigre uscirà allo scoperto. Nel frattempo, Prem e i suoi aiutanti dispongono una barriera di tessuto bianco intorno all'area in cui si nasconde il felino. È un vecchio metodo inventato in Nepal e impiegato in altri tempi per le grandi cacce alla tigre. Oggi contribuisce alla salvaguardia di questi animali. Il suo scopo è evitare che la tigre fugga in un'altra zona del parco. Sistemata con cura, questa semplice striscia di stoffa bianca è sufficiente per impedirle di scappare dopo che i battitori l'hanno stanata. Quando tutto è pronto, i battitori spingono la tigre nella direzione desiderata. Disturbato dal rumore, l'animale abbandona il nascondiglio in cui sta riposando per cercarne un altro più appartato. Dave sa di avere quasi certamente una sola possibilità di colpire la tigre. Improvvisamente, la tigre, sentendosi braccata, cerca di fuggire, ma Dave la tiene sotto tiro. La freccia l'ha raggiunta a una spalla. Ora è importante non perderla di vista, continuando a seguirla con l'elefante fino a quando la droga comincerà a fare effetto. Un paio di minuti dopo, la femmina comincia a barcollare sotto l'azione del narcotico. Infine, si corica. Ora occorre procedere a piedi e con cautela per assicurarsi che la droga abbia agito. L'animale viene bagnato per evitare che si surriscaldi mentre è sotto l'effetto del narcotico. Ora si può rimuovere il vecchio collare. La pelliccia sottostante non sembra aver risentito della sua presenza. Questa tigre è grossa per essere una femmina. Pesa oltre 170 kg. Un nuovo collare sostituisce il vecchio. Ogni collare dura 2 anni ed è progettato in modo da staccarsi da sé dopo tale periodo, nel caso in cui l'animale che lo indossa non venga nuovamente narcotizzato. La tigre viene misurata e le sue condizioni generali vengono registrate accuratamente. Le viene controllata la temperatura per assicurarsi che non mostri reazioni negative al narcotico. Si verifica il funzionamento del nuovo collare, poi si somministra un antidoto. Non resta che accertarsi che il risveglio sia normale. Dopo essersi risvegliate, spesso le tigri ritornano a mangiare, segno che l'esperienza non le ha disturbate eccessivamente. Seguire a dorso d'elefante gli spostamenti delle tigri su vasti territori si è rivelato impossibile.
Un progetto di sviluppo varato dalle Nazioni Unite ha messo a disposizione un veicolo leggero per seguire le tigri munite di radiocollare al di fuori del parco. Sono quelle che non riescono a trovare territori liberi al suo interno e sono quindi costrette ad abbandonare la protezione della riserva. Seguirle da un velivolo permette di farsi un'idea precisa dei percorsi delle tigri più giovani quando escono dal parco. È essenziale che la foresta intorno ai confini di Chitawan resti intatta per offrire una zona di protezione in più alle tigri in eccedenza e per fornire corridoi lungo i quali possano viaggiare per raggiungere altre riserve. Chuck McDougall, Dave Smith e le autorità nepalesi competenti lavorano insieme per comprendere meglio il modo di vita delle tigri. Questo ha permesso al governo nepalese di preservare queste aree di foresta, salvaguardando così il futuro delle tigri di Chitawan. Quando questi cuccioli saranno cresciuti, dovranno cercarsi un territorio fuori dal parco. Grazie al lavoro di ricerca e alla forte vocazione ambientale del governo nepalese, ora hanno molte più probabilità di sopravvivere.